tra le cause del randagismo abbiamo gli abbandoni e le nascite indesiderate. Questo argomento è stato da sempre sostenuto dall'associazione OIPA del nostro comune, la quale insieme alla volontà di questa amministrazione e al supporto del comando dei vigili hanno dato vita al progetto Una famiglia per figlio. Il progetto mira e ha lo scopo di recuperare cuccioli vaganti, cani vaganti sul territorio e dare loro uno stallo momentaneo. Togliendo dalla strada questi cuccioli, rendiamo i nostri luoghi più accoglienti e anche più sicuri, se vogliamo, con la conseguenza di un alleggerimento delle casse comunali. Rispettando gli animali, rispettiamo anche il nostro ambiente. Una famiglia per Fido, un'iniziativa che rientra in un quadro di altre iniziative che con l'amministrazione comunale e con il comando dei vigili urbani stiamo portando nel nostro comune di San Michele Salentino. Non ci sarà solo questa iniziativa, ma ci sarà il controllo del territorio, ci saranno le sterilizzazioni, remissioni sul territorio e tanto altro. Con questo progetto si intende far vivere al cane e al gatto, prima dell'adozione, un momento di benessere migliore di quello che potrebbe avere sul territorio o in un canile. Come sarà portato avanti questo progetto? Molto semplicemente, c'è il comune che si prende tutta la responsabilità con il microchip e con un'assicurazione. Noi come associazione stiamo già raccogliendo cibo per questo progetto e per anche i cani e i gatti che si seguono sul territorio. Questo progetto infine aiuterà il nostro comune a diventare più animal friendly. Sempre più consapevoli che la soluzione al problema dipende da noi. Diamo una zampa a Leo, lui cerca una casa.